Benvenuti in questo nuovo video di Fortnite. Oggi siamo nella nuova modalità dove hanno di nuovo riaperto, almeno penso, il magazzino di Molly Molette, dove ci sono ovviamente le casse che c'erano prima, nella scorsa stagione. Comunque ragazzi, adesso la mappa si sta riformando e dopo che era diventata piccola 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 piccola, perché tutto sono messo dall'acqua, si sta rifacendo come prima e pian piano anche ritornerà pantano palpitante, straballante e vabbè, e poi la fortia non lo so se rimarrà. Comunque ragazzi, questa è la prima partita che faccio in questa modalità e quindi non so proprio come funziona. Perché c'è già il jug? Ok. Una cassa. Allora, vediamo cosa c'è di nuovo in questa modalità. Io proprio non lo so. C'è di nuovo la mitraglietta tattica. Dinamite. Vabbè ragazzi, che io non gioco da un bel pezzo Fortnite, però hanno aggiunto tanto. Allora, siamo vicini alla safe e abbiamo questa mitraglietta tattica che non è il top dei top, diciamo. Hanno riaggiunto le trappole. Ma siamo seri? Mi stanno guardando tre persone. Come fanno a guardarmi tre persone? Non capisco. Sono già morte tre persone. Vabbè, comunque, prendiamoci anche questa mitraglietta, non si sa mai. Un'altra trappola. Comunque ragazzi, per me è la prima volta che userò le trappole, non ne ho mai usata una. Allora prendiamoci un po' di, facciamoci materiale, ecco, facciamoci materiale. Adesso, non so se hanno messo queste cose per la nuova modalità o se ci sono anche nelle partite singolo, squad, coppie e così via. Però se è davvero così è fantastico. Quest'arma me la sognavo soltanto in creativa. La città più brutta di Fortnite. Comunque ragazzi, scrivete qual è la vostra città preferita del mondo di della mappa di Fortnite e anche di quelle che sono sommerse come Pantano Palpitante o Molly Molesti. Comunque vediamo che cosa c'è. È questo che è così, uno stereo. Seriamente, hanno aggiunto lo stereo, non capisco a cosa possa servire. Dai, proviamone uno. Che togata! Oh mio Dio! Ma qui ci vuole un bel balletto. No, si è già distrutto. Comunque ragazzi, è bellissima sta invenzione. Quando fai una kill, ti prendi questo e balli. Comunque adesso andiamo in safe e cerchiamo di prenderci un tattico o qualcosa del genere, un assalto magari. Comunque ragazzi, da quel che vedo ci sono soltanto mitragliette, quindi io per me, cioè, secondo, è probabile forse che sia la modalità delle mitragliette come per il cecchino, come per i cecchini l'altra volta. Allora, questo è il succo succoso che non mi ricordo in che stagione era. Facciamocelo. Bella invenzione. Una cassa. Ecco, hanno rimesso lo spasso, seriamente. C'è il pompa, il fucile del nonno. Cavoli, che bello! Allora non fa parte solo delle mitragliette. Ci sono anche i pompi, c'è anche il pompa del nonno. Poi non so se ci siano anche le altre armi, però. Dai, che bello, l'hanno riaggiunto.
E questo è il nuovo pompa. No. Il combat! Hanno rimesso il combat? No. Questa è la più bella del mondo, il combat. Altro che tattico. E fammi salire. Facciamoci sto succo. No, vabbè ragazzi, mi ha aggiunto molto. Cioè, se è davvero così anche in singolo, io gioco solo a Fortnite. Adesso non so cosa togliermi, perché forse mi conviene prendere pompa, no, meglio di no. Comunque adesso andiamo veramente in safe e non fermiamoci, perché altrimenti qui la tempesta ci mangia. Comunque ragazzi, sono molto molto felice che hanno messo il combat, perché è una delle armi più belle, e anche la mitragliata tattica. Dopo andrò in partita e in un altro video magari vi dirò se è davvero così. Poi io non gioco da tantissimo tempo a Fortnite, quindi voi magari lo sapete già. Però dirlo non fa male. Ok, non so se andare lì in alto per prendermi la cassa. Un'arma viola. È la mitragliata? Ma questo cos'è? In versione tempesta. Wow, chissà che diavolo è. Magari è per vivere con la tempesta, non lo so. Forse si deve lanciare. No, si deve bere, non si può lanciare. Io vorrei un fucile d'assalto, però. Cioè, dopo tutta questa fatica, ho trovato trappole, combat. Poi ho trovato questa in versione tempesta, poi ho trovato questa mitraglietta, il chug jug, lo stereo, non dimentichiamocene che è una cosa bellissima proprio. E non mi date l'assalto, cioè. Forse è la modalità delle cose che non si possono, cioè, delle armi da fuoco che possono sparare soltanto vicino. Boh, sinceramente ragazzi, non lo so. Però l'unica cosa che mi viene in mente. Vuoi vedere se hanno diminuito la potenza del combat? Sì oppure no? O di questa mitraglietta tattica? Perché magari, cioè, il combat è stato tolto proprio perché era troppo forte. Quindi forse un po' l'hanno diminuito, proprio non lo so. Comunque la mappa, sono felice che si sta rimettendo a posto. Allora ragazzi, adesso quando finirà la season, molto probabilmente tutta la mappa sarà al completo, ditemi. Qual è più bella di mappa? Quella dell'anno scorso o quella di quest'anno? Della scorsa season o di questa season? Cioè, potrete dirlo anche adesso, ma io guarderei anche il resto della mappa. Magari hanno aggiunto qualcosa di nuovo a Pantano. Cos'è quella costruzione là? Non dico davvero un player. Sto scherzando. Ok. Allora ragazzi, guardiamoci le armi che aveva. Spettatore. C'è chi no assalto, perché non ho trovato l'assalto? Comunque ragazzi, mi piace questa modalità. Ah, ma si può giocare anche 2v1, 4v2, 4v1. Non lo sapevo. Quindi ci sono anche i team. Ecco perché mi hanno ucciso. E poi mi hanno ucciso anche perché non avevo un assalto. Comunque ragazzi, bella modalità, vi consiglio di giocarci tantissimo. Questa è tutta, alla prossima.